Xavier, Charles Xavier, piacere. Salute. In te c'è molto più di quanto credi. Non c'è solo dolore e rabbia. C'è del bene in te. Ha esordito in America e arriva da noi l'8 di giugno con 56 milioni di dollari e una pioggia di critiche positive. Non male per una franchise. Stiamo parlando di X-Men, l'inizio, quinto capitolo della saga dove si fa ritorno alle origini. Charles McAvoy e Eric Fassbender, due giovani amici, scoprono di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono di mutare e acquisire forze straordinarie in grado di combattere gli agenti del male. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati per contrastare l'Armageddon. Presto i due uomini cominciano ad avere divergenze sui metodi da usare, entrando in conflitto. È l'inizio dell'eterna guerra tra Eric e Charles, tra la confraternita di Magneto e gli X-Men del Professor X, i gruppi di combattenti formati dai due ormai ex amici. Come ci si sente essere fuori? Non tornerò più dentro, Billy. Mai più. Per nessuno. Non farti beccare, allora. Ho un lavoro per te. Ci sai fare con le mani. Tipo con gli attrezzi. Colin Farrell più Keira Knightley più William Monahan, premio Oscar per la sceneggiatura di The Departed di Martin Scorsese, firmano un trio che fa di London Boulevard un noir da non perdere. Al suo debutto nella regia, lo sceneggiatore Monahan firma una pellicola che è stata definita una rilettura riuscita di Viale del Tramonto dal sapore quasi godardiano. La storia di una star del cinema ossessionata dalla privacy, che assume una guardia del corpo per proteggerla. Direte, ovviamente finiranno per innamorarsi. Ebbene sì, ma il film mantiene uno spirito originale e molto speciale. Sei complice adesso. È un po' come essere sposati. È per sempre. Il grandissimo Tom Hardy insieme al regista di Drive, Nicholas Winding Refn, per Bronson. Nel 1974 Michael Patterson ha 19 anni e un sogno, diventare una celebrità. In cerca di fama si fabbrica una pistola e rapina un ufficio postale. Condannato, in prigione si scopre assolutamente incapace di controllare la propria violenza e finisce per passare dietro le sbarre ben 34 anni, durante i quali si crea un alter ego, ispirato al noto attore Charles Bronson. The only place she wanted to be was on stage. But on the inside is something you can't. I'm stronger than all this, you know that, right? 'Cause I'm country strong. Country Strong narra di Bo Hutton, un cantautore in ascesa della musica country, che si innamora di Kelly, una ex star del settore che, alcolizzata, cerca di tornare alla ribalta. La loro relazione si intreccia con quella fra Ed, marito e manager di Kelly, e una giovanissima reginetta di bellezza, Charles, che si cimenta pure lei come cantante country. Which of you ladies own secretary? His name is secretary. Un anno da ricordare è la storia dell'impresaria Penny Chenery e del suo cavallo Secretariat. Penny, Diane Lane, rileva l'allevamento dal padre e, grazie anche all'aiuto dell'allenatore Lucien Lorraine, John Malkovich, guida il puro sangue alla vittoria della prestigiosa Triple Crown, la triplice corona dei puro sangue da corsa. C'è uno che si vuole buttare sul Tamnacher Building. Ehi, hey, come va? Sono Hollis. Non hai scelto tu di venire quassù, vero? Devo rimanere quassù fino a mezzogiorno e poi buttarmi. Se non lo faccio sarà qualcun altro a morire. Hai una fidanzata? Non esattamente. Punto d'impatto, in originale The Ledge, è un thriller che vede la giovane Shona corteggiata da due uomini di differente credo religioso.
Gavin è un ateo convinto, mentre Joe è un fondamentalista cristiano. Gavin, con gravi problemi di psicopatologia, arriva a minacciare il rivale. Se nell'arco di un'ora Joe non si sarà suicidato, qualcuno a lui caro sarà ucciso. La nostra vecchia domestica prendeva 250 franchi, così ho 400 pensato che... 400 franchi! 400 franchi! Sia ragionevole! Aure, Dolores, Carmen, Teresa! Lei è perfetta, un vero angelo del focolare. Venga, signor, le voglio far vedere una cosa. L'avverto, il cesso è ostruito. Parigi, 1960. Jean-Louis Jouvert, Lucchini, vive una noiosa e tranquilla vita borghese. Il mondo della sua famiglia viene messo sottosopra quando un esuberante cameriere spagnolo si trasferisce al sesto piano del suo stesso edificio. Jean-Louis creerà un inaspettato legame con lui e alcune sue amiche. La vita dell'uomo sta per cambiare, moltissimo, grazie alle donne del sesto piano. Arrivederci alla prossima settimana, naturalmente su Primissima.